Finalmente Simi, la Salernitana, ha il suo centravanti arrivato ufficialmente ieri sera a Salerno, anche se è da vedere se il nigeriano sarà subito disponibile, impiegabile, pronto per la partita d'esordio in campionato contro il Bologna. Il bomber c'è e con Bonazzoli al suo fianco, visto ciò che l'ex Sampdoria è riuscito a fare in coppa e comunque nel precampionato in genere, è lecito pensare a una Salernitana pronta a giocarsi tutte le sue carte per la salvezza. Nonostante la situazione societaria, il trust e tutte le chiacchiere con annessi e connessi, quella di Castori sembra essere una buona squadra. E se Castanos in mezzo tornerà a fare le magie di cui è capace, saranno dolori per l'avversario in lotta per la permanenza in massima serie. Passiamo alla C. Con l'ufficialità di Antonio Zito, che va a prendersi la fascia sinistra del centrocampo, la Paganese per ora può dire concluso il suo mercato, anche se potrebbero esserci ancora delle novità. Anzi, conoscendo il direttore Deboli, ci saranno di sicuro. Una punta potrebbe essere ingaggiata, pure un terzino in più. Meglio vedere all'opera però per ora questa nuova Paganese in match di Coppa col Foggia e poi in qualche amichevole pure in famiglia, per rendersi conto della bontà o meno delle scelte effettuate. Ad oggi la Paganese potrebbe giocare con Baiocco in porta, pure se scalpita Caruso, pallino di Deboli a Messina. Schiavino potrebbe tenere chiusa la difesa passando a destra. Schiavi e Murolo centrali, non dimenticando la presenza di Spambato. A sinistra Nader, che Arezzo ha fatto bene, si gioca il posto con Manarelli. Vitiello e Tissone in mezzo al campo non si toccano. Zanini a destra è un giocatore importante. Zito, abbiamo detto, sarà il padrone della fascia mancina. Davanti Castaldo sarà il gigante in grado di cambiare le partite, sapendo che Diop è una garanzia e per guadagni sarà l'anno della definitiva consacrazione. È una Paganese che potrà passare dalla difesa 4 a quella 3, con 5 centrocampisti, insomma, le alternative per Di Napoli non mancano. Ancora mercato in casa Cavese, la società meteliana non si ferma più. Con Cazzeris della Nocerina, sempre inseguito, che potrebbe diventare presto ufficiale, il club aquilotto si è preso un altro attaccante, Gabriele Pisanello, classe 2002, scuola Lecce. L'anno scorso ha giocato col Francavilla, mettendo insieme 24 presenze.